Salve e benvenuti su Fuori Traccia, la rubrica di Fuori Porta con i soliti 15 minuti di approfondimento. Questa sera con noi un importante ospite, un tenore di Vico del Gargano. Vi presento Francesco Canestrale, anzi, il maestro Francesco Canestrale. Buonasera, maestro. Ciao Michele, buonasera, grazie. E benvenuto. Senti, Grazie. entriamo subito nel vivo della nostra serata. Io ti ho invitato perché volevo capire un attimo che cosa state combinando. So che avete creato un'associazione musicale con l'intento di creare sul territorio un gruppo musicale di professionisti. Ecco, dici un attimo velocemente. Come sei arrivato a questa associazione e la tua brillante carriera che leggo dal tuo curriculum è veramente già degna di nota. Sì, Michele, da 2018 io insieme a degli altri miei amici di Vico del Gargano abbiamo deciso di intraprendere questa avventura musicale creando un'associazione, che è l'Associazione Musicale Garganum, e con l'intento di organizzare un gruppo di fiati che fosse l'espressione di quella tradizione bandistica prettamente pugliese. Che diciamo che qui sul territorio, in questa organizzazione, mancava. Quindi siamo arrivati Questa associazione, a diciamo. questa associazione, sì, dopo diciamo, un lungo trascorso che la giovane età non può ingannare, però ho iniziato a studiare musica molto giovane. Mi sono laureato in canto lirico, ho iniziato un po' a girare quello che è l'Italia e nei vari teatri pugliesi. La passione per la banda è quella predominante, infatti ho iniziato anche a studiare strumentazione e direzione per orchestra di fiati sotto la guida del maestro Michele Milone. E diciamo, questa esperienza che sto maturando mi ha portato a pensare insieme agli altri miei amici di creare questa formazione, diciamo, sul nostro territorio. Una formazione che ha un cuore tutto vichese. Ci tengo a sottolineare questa cosa perché posso anche nominare i miei collaboratori che sono Giacinto Di Fine, che è il presidente di questa associazione. Matteo Pio D'Amato, Pasquale Luigi Maiorano e Cesare Di Monte, che diciamo mi aiutano e sono il cuore di questa realtà vichese. Quindi praticamente sono tutti musicisti vichesi. Sì, Quindi. il direttivo è composto da musicisti vichesi, poi l'organico di questa orchestra di fiati è molto ampio e vede la partecipazione di musicisti che vengono da tutto il territorio pugliese e nelle varie manifestazioni che abbiamo organizzato e che abbiamo avuto modo di partecipare ci hanno raggiunto anche da altre regioni, per esempio la manifestazione del 17 agosto che era la festa di San Rocco ci hanno raggiunto anche amici dalla Campania, per esempio. Benissimo. Senti, leggo che tu hai praticamente studiato sia la chitarra che il pianoforte. Sì. Il pianoforte, diciamo, sono stato quasi costretto a studiarlo per il conservatorio. Invece la chitarra era una passione che ho iniziato alle scuole medie, grazie alla scuola a indirizzo musicale che abbiamo qui a Vico e che io sono stato uno dei primi che ha partecipato a quel progetto e adesso continua ancora oggi a sfornare tanti musicisti. Però È quello una. che ti piace di più è cantare, diciamo che tu sei predisposto, ecco, Sì, diciamo, cantante. nasco cantante. Nasci cantante. Senti, che ne dici di anticiparci magari un tuo piccolo pezzo di repertorio? Va benissimo. Vi faccio ascoltare Mattinata di Ruggero Leoncavallo. Benissimo, vai.
L'aurora di bianco vestita già schiude di luscio al gran sol, di già con le rosse sue dita carezza dei fiori lo suol. Commosso da un fremito arcano intorno il creato già par, ma tu non ti desti ed in vano mi sto qui dolente a cantare. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo cantore, ove non sei la luce manca, ove tu sei nasce l'amore. Ove non sei la luce manca, ove tu sei nasce l'amor. Beh, io l'applauso è d'obbligo, diciamo che lo senti comunque, ti sto facendo veramente i complimenti virtuali. Francesco, bravo, grazie. Grazie. In un momento così particolare che stiamo vivendo, ecco, la musica potrebbe servire, potrebbe aiutare, no? Sì, infatti. Stiamo veramente passando un momento particolare, drammatico, anche a Vico, insomma, la situazione purtroppo non è delle migliori. Ecco, però diciamo che queste trasmissioni servono anche un po' per rendere, ecco, meno amara la situazione del lockdown. Leggo anche un'altra cosa di te. Leggo che hai studiato percussioni e basso, collaborando con diciamo quelle lì le artistiche. Sì, infatti, quelle lì sono un artista completo, diciamo, a livello musicale. Questi sono strumenti che ho avuto modo di iniziare a studiare in maniera privata, diciamo, che mi hanno portato comunque nell'ambiente bandistico a essere, diciamo, poliedrico. Infatti ho studiato le percussioni grazie al maestro Cesare Di Monte, che anche lui è un musicista vichese che ha dato il suo contributo alla nascita della banda a Vico del Gargano in tutte le sue sfaccettature, e il basso tuba sotto la guida del maestro Michele Morsilli. E con le percussioni ho modo di girare l'Italia grazie all'orchestra di fiati della città di Lanciano, ecco, che è un gruppo professionistico che svolge la sua attività concertistica durante la stagione estiva nelle feste patronali di tutto il centro Italia. Quindi ti abbiamo prestato un po', insomma, a questa... Sì. E chiaramente ti è servito moltissimo, perché chiaramente l'esperienza che un musicista può fare durante le esibizioni fuori dal proprio paese è sicuramente importante. Francesco, ecco, tu prima parlavi della nascita della banda, quindi dopo tanti anni Vico del Gargano finalmente ha due belle realtà, due grosse realtà. Sì. La prossima puntata parleremo anche dell'altra banda con i protagonisti e sentiremo anche la loro storia. Ecco, ma oggi parliamo di te, parliamo di questa esperienza e anche di questo progetto che tu stai cercando di portare avanti, questo progetto che, come dicevi prima, è finalizzato alla nascita di un gruppo, no? Di un gruppo musicale. Ma secondo te l'ingrediente più importante, che cosa vi serve? Che cosa potremmo chiedere? Ecco, qual è l'appello che potremmo lanciare?
Allora, l'appello che vorrei lanciare è quello che, per esempio, la nostra associazione non ha ufficialmente una sede logistica, perché fa ridere un po' la cosa. La sede della nostra orchestra di fiati sono i garage del nostro direttivo. Ed è, diciamo, una cosa che è un po' triste da raccontare, perché abbiamo cercato di creare dai piccoli passi un gruppo di fiati che, ascoltando le voci anche dei paesi limitrofi dove abbiamo avuto la possibilità di esibirci, è molto valente sia a livello organizzativo che a livello musicale. Quindi non avere una sede, una casa per questa orchestra di fiati è un po' scomodo a livello organizzativo, perché prima di organizzare un concerto o qualsiasi altra manifestazione bisogna recuperare i vari strumenti, le divise da varie parti. E poi perché, questo è un appello rivolto soprattutto agli amministratori locali, la cultura è un bene come lo è un marciapiede, come lo è l'auditorium, come è un palo della luce, cioè un bene di tutta la comunità. Questa comunità ha un cuore vichese, anche se strutturalmente abbraccia tutto il territorio garganico, ma i musicisti degli altri paesi giungono a Vico del Gargano come fulcro dell'orchestra e come punto di partenza verso anche tutte le manifestazioni che facciamo. Quindi trovare una sede, una casa è la cosa principale per tutti noi, quindi dovrebbe essere anche un orgoglio per la cittadinanza. E tu hai lanciato un messaggio forte e chiaro, che spero grazie arrivi nei posti giusti. Va bene, Francesco, siamo al termine di questa nostra chiacchierata. Fuori traccia, come sai, ai minuti contati, ma con te sforiamo sì tranquillamente. Ecco, grazie. Vogliamo chiudere con un augurio. Vogliamo fare gli auguri a tutti i vichesi, a tutta la nostra sì comunità. L'allarghiamo pure a tutti i garganici, perché ormai certo dobbiamo sentirci come una città gargano, dobbiamo essere un po' tutti quanti uniti, specialmente in questo periodo drammatico. Ecco, vogliamo chiudere con un bel brano musicale, che ne dici? Va bene, sì. Ok. Astro del ciel, targo il divin, mite agnello redentor, tu c'hai vati da lungi sognar, tu che angeliche voci nunziar, luce dona alle menti, pace infondi nei cuor, luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. Bravissimo Francesco, e auguri. Bellissima melodia, questa melodia che porta la pace e in fondo, diciamo, la pace nei cuori sarebbe il minimo in questo momento. Ci vuole anche tanta sì salute. Io ti ringrazio e veramente di cuore ricambio gli auguri. E io ringrazio te, Michele, perché per questa opportunità che hai dato a me, alla mia associazione, ma che stai dando a tutte le realtà del nostro territorio. Stai scoprendo il nostro territorio in tutte le sue sfaccettature e ci dà una grande mano, perché abbiamo bisogno di qualcuno che ci ascolta e ci dà la possibilità di essere ascoltati. Grazie. Bene, sono contento di questo, ma la vera sorpresa siete voi, e voi siete la grande risorsa di questo territorio. Ecco perché queste trasmissioni
in realtà servono più agli altri che a noi stessi, perché l'intento è proprio questo. Io ti ringrazio, grazie. Ti rinnovo anche a te gli auguri e speriamo, ecco, di rivedervi tutti insieme per una grande rassegna musicale vichese al centro della scena garganica. Grazie Francesco, grazie. Grazie, grazie.